Siamo qui con Gianfranco Valiante, sindaco di Barbizzi, che ha partecipato oggi a un incontro di altri sindaci della Valle del Lerno per quanto riguarda la riorganizzazione dell'ospedale di Cinque nel capo dei sindaci. Qual è la vostra posizione rispetto a questo piano che verrà approvato? Intanto il direttore generale sta elaborando un piano, un atto aziendale. E la nostra rimostranza civile è quella di non essere stati né informati né coinvolti. Per carità, la responsabilità del direttore generale, ma insomma la correttezza istituzionale vorrebbe che dare il contributo non fosse soltanto il sindaco del comune dove risiede l'ospedale. Credo che questo sia un ospedale del territorio e come tale serve anche i comuni di Barbizzi, Fisciano Campanico, Bracigliano e Siano, i cui sindaci e amministratori erano qui oggi a lamentare di questa carenza di informativa. Ovviamente abbiamo necessità di comprendere, fermo rimanendo che le responsabilità sono del direttore generale, ma anche di rappresentare i cittadini che ovviamente hanno interesse a conoscere quali saranno i servizi territoriali, e quindi questo va fatto con un incontro, con un tavolo permanente che abbiamo avuto questa mattina con i sindaci e che chiederà di incontrare presto il direttore generale anche il presidente della regione. Quali sono le vostre preoccupazioni? Una diminuzione di servizi? Guardi, io sono appena lasciato il Consiglio regionale, sono dal 2008 membro della Commissione Sanità. Le preoccupazioni sono sempre quelle, perché da almeno, quando mi ricordo, saranno molti anni, parliamo sempre delle solite problematiche, cioè le carenze delle risorse umane e delle risorse finanziarie. Vorremmo capire anche con quali risorse finanziarie umane si mandano avanti i servizi che questo atto aziendale si ritiene di dover realizzare qui. No, noi, i nostri scopi sono quelli di vedere soddisfatte le istanze e i diritti di cittadini. Possiamo anche consentire, ci mancherebbe, che un servizio si sposti da un territorio all'altro, ma quello che occorre sono le garanzie di tutela della salute, che è un diritto costituzionalmente garantito, che il direttore generale e il presidente Caldoro devono assecondare anche con i piani aziendali. Lei ha parlato di scelta di strapolitica per quanto riguarda gli accompagnamenti con cava dei terreni, quindi mi devo lo strategico geologico è un'eccellenza del fucito di Maccaro San Severino, uno dei migliori da questo punto di vista, da questo punto di vista. Adesso viene presso il corpo a Cava dei Tirreni. Cava dei Tirreni ha una realtà più limitata dal punto di vista quantitativo rispetto ai parchi, per esempio, che ci sono in Maccaro San Severino. Non credo che Cava aggregherà mai le partorienti, cioè le persone che hanno bisogno di un servizio e che abitano nella Valle del Lerno. Non andranno mai a Cava dei Tirreni, fra un anno anche quel reparto del servizio di Cava dei Tirreni sarà costretto a chiudere perché i parchi non supereranno quelli che oggi ci sono. Siamo con Margaret Cittadino, presidente della CGL Funzione Pubblica. Quali sono le vostre preoccupazioni rispetto a questo piano aziendale previsto dal direttore generale? Allora, innanzitutto le nostre preoccupazioni sulle quali abbiamo chiesto l'incontro col governatore della regione Campania sulle criticità sono legate alla carenza di personale medico e infermieristico, perché al di là delle sigle che si mettono sugli atti aziendali, la sanità nel nostro territorio sta morendo e sta morendo per carenza di personale, sta morendo per carenza di dotazione tecnologica, sta morendo per mancanza di finanziamenti e corriamo il rischio di arrivare a un atto aziendale che mette dei centri d'eccellenza facendo morire quello che attualmente funziona e facendo morire i servizi essenziali per le persone. Noi abbiamo chiesto ai sindaci stamattina e riteniamo che il coordinamento dei sindaci del territorio sia una cosa fondamentale, senza nessuna differenza di appartenenza partitica, sia un elemento fondamentale a tutela della salute dei cittadini che loro rappresentano, perché il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito ed è un diritto che andrebbe garantito in particolare nei territori che sono socialmente disagiati. Nei nostri territori il 54% è disoccupato, per cui
assistiamo non solo al problema dell'emigrazione sanitaria, per la quale spendiamo circa 300 milioni di euro all'anno, ed è una cifra enorme, la provincia di Salerno è una delle province che contribuisce di più all'emigrazione sanitaria, ma stiamo assistendo all'aumento delle persone che non si rivolgono più nemmeno alle strutture sanitarie per farsi curare, perché in Campania si paga il ticket doppio, quindi abbiamo persone che con 200-300 euro al mese non possono permettersi nemmeno di andare a pronto soccorso per pagare il codice bianco, e questi sono tutti i costi che andranno nel futuro in una sanità pubblica sempre penalizzata. Noi quello che diciamo, il governatore Caldoro ha raggiunto un ottimo risultato, che è quello dell'incremento dei finanziamenti per il servizio sanitario regionale campano. Vogliamo che questi soldi vengano spesi realmente per la sanità, ma per una sanità a servizio delle esigenze dei cittadini, e innanzitutto bisogna incrementare e assumere assolutamente, urgentemente, infermieri, ausiliari e medici, per i quali noi spendiamo 19 milioni di euro per i medici, per turni aggiuntivi, senza dare un servizio efficiente alla popolazione, incrementando gli stipendi eccessivamente di chi già lavora e mantenendo un livello di disoccupazione per cui i nostri medici sono costretti ad andare all'estero. I servizi soffrono, la disoccupazione aumenta, i soldi ci stanno, vogliamo che i soldi si collocano rispetto alle esigenze dei cittadini per valorizzare il territorio e per evitare l'emigrazione dei nostri laureati infermieri e medici. Cosa avete della Valle del Luce? Sindaci, abbiamo chiesto comunque di tenere un tavolo tecnico permanente sui problemi della salute dei cittadini che loro rappresentano, quindi non solo rispetto all'ospedale e all'atto aziendale, ma anche rispetto all'ASL e alla carenza totale di servizi che ci stanno nel territorio. Di vigilare sul problema delle dotazioni organiche e delle risorse che devono essere collocate dove è necessario, di tutelare le discipline che attualmente funzionano, perché non possiamo chiudere discipline che funzionano in attesa di centri di eccellenza per i quali non teniamo né risorse né programmi definitivi.